La salute è considerata un bene essenziale, per cui noi siamo una di quelle poche attività che ha potuto continuare a tenere aperto nonostante questo periodo di chiusura, diciamo quasi totale, di tutti gli esercizi. Naturalmente, c'è stato un cambiamento radicale del modo di lavorare, questo per cercare di limitare i movimenti e gli assembramenti delle persone. E i nostri cambiamenti, diciamo così, sono avvenuti su tre fronti, che sono quello organizzativo, quello operativo e quello riguardo la tipologia degli esami. Dal punto di vista organizzativo, l'istituto adesso ha un orario, abbiamo ridotto l'orario di apertura ed è aperto dalle 9 fino alle 13. Abbiamo diluito, dilazionato chiaramente gli appuntamenti per evitare incontri, diciamo così, ravvicinati tra le persone, evitare assembramenti nelle sale d'attesa per cercare di mantenere distanze oltre quelle della sicurezza. Dal punto di vista operativo, tutti gli operatori sanitari e non usano dispositivi di protezione individuali che vengono anche forniti agli utenti, pazienti che entrano in struttura. Inoltre, diciamo così, abbiamo dedicato una diagnostica per l'esecuzione delle radiografie del torace, proteggiamo le apparecchiature con teli di plastica e gli esami vengono distanziati in modo da consentire tra un esame e l'altro la corretta reazione e sanificazione dei locali. Dal punto di vista della tipologia degli esami, sicuramente non vengono effettuati gli esami che sono, diciamo, una routine normale, quindi le prevenzioni, i follow-up, gli esami per i dolori, insomma, cose che non sono urgenti. Vengono eseguiti soltanto gli esami che sono ritenuti urgenti, sia che siano eseguiti in regime di convenzione col sistema sanitario, sia che vengono eseguiti privatamente, naturalmente dietro presentazione di richiesta medica o anche dopo una telefonata col medico curante o con lo specialista che spiega i motivi per cui quell'esame è ritenuto urgente. In questo momento, Isabella, di grande difficoltà, di grande emergenza, come sta reagendo la sanità privata? In particolare voi, state un po' svolgendo un ruolo supplettivo della sanità pubblica? Quali sono le tipologie di servizi che vi vengono richiesti adesso? La sanità privata in ogni caso svolge un ruolo di affiancamento al sistema sanitario pubblico e se questo vale in periodi di, chiamiamoli così, di pace, deve valere adesso, soprattutto in questo periodo di grave difficoltà e di emergenza. Naturalmente ospedali e pronto soccorso sono sotto pressione e diciamo normalmente devono venire diagnosticate anche quelle patologie che ci sono tutto l'anno e che non dipendono dal coronavirus. Adesso gli utenti cercano di stare lontani dai pronto soccorsi per cose che non sono ritenute gravissime, almeno in base ai sintomi dall'inizio. E quindi una struttura privata può in questo caso dare un aiuto al sistema sanitario cercando di diagnosticare quelle patologie che come primo approccio non devono andare al pronto soccorso. E questo riguarda adesso sicuramente le radiografie del torace che vengono abbastanza richieste e nei pazienti che chiaramente non hanno sintomi tipici da coronavirus, oppure tutte le patologie, le fratture, perché in questo caso stando più a casa gli incidenti domestici che avvengono normalmente, però diciamo che sono abbastanza frequenti. Poi altre patologie che naturalmente ci sono tutto l'anno e che nonostante il coronavirus continuano ad esserci, che naturalmente devono essere diagnosticate. Noi ci siamo trovati, devo dire, anche ad avere a che fare con patologie tipo aneurismi, rotture di aneurismi dell'aorta, come pneumotoraci, piuttosto che emorragie cerebrali. E devo dire che chiaramente non ho numeri precisi e non abbiamo fatto statistiche, però gli esami veramente negativi sono stati veramente pochi, per cui questo testimonia anche una grande maturità e responsabilità sia dei medici che degli utenti che si rivolgono alle strutture, ai servizi.
soltanto quando ce n'è una reale necessità. Noi non siamo naturalmente in trincea con gli ospedali e con i pronto soccorsi, però diciamo nelle retrovie possiamo cercare di dare un aiuto in questo senso. Questo grazie anche ai collaboratori, ai miei collaboratori e ai dipendenti che in ogni caso sono contenti e si sono offerti, si sono dimostrati molto collaborativi in questo periodo veramente di grande difficoltà.